Colui che è stato educato al pessimismo e ne è divenuto il discepolo e per giunta in qualità di epigono intende trasportarlo nel proprio tempo, vedi in esso un tema classico, un tema eterno. Sa bene quello che il pessimismo esige e quello che si esige da esso. Egli è il pessimista della verità, se così si può chiamare costui. Il pessimismo onora la verità. Questa è la tesi generale. Questo pessimista ha seguito il retto cammino dell'onore. Egli ha onorato la verità. Questo è il pessimismo che vogliamo con tutte le nostre forze, egli dice, percorrere il cammino che percorre ogni uomo che si sia accostato alla verità, sino al suo nucleo più crudele, laddove essa non è più con lui. Perché la verità è il tutto contro la parte. Il tutto contro di te.